selvaggio a Lucarelli sa bene che le parole possono ferire molto più delle azioni e spesso è lei per prima a inveire contro star e starlet della nostra TV, ma questa volta le parti si sono invertite. Stizzito per una critica, peraltro leggera rispetto a molti giudizi per niente bonari, ricevuti appunto da Selvaggio a Lucarelli sul film campione di incassi, ovvero Sole a catinelle, Checco Zalone ha definito la giornalista tettona che fa TV, oltrepassando il limite e mostrandosi a suo avviso in tutta la sua ristrettezza mentale. Riportiamo integralmente il post che la Lucarelli ha pubblicato su Facebook e che in poche ore ha ricevuto 16.000 like. Ieri, al Festival della TV, è stato chiesto a Checco Zalone se qualche critica gli avesse dato particolarmente fastidio. Ha risposto: quella della tettona che fa TV, che ha detto che ho colpito il figlio. Alludeva a me e a un mio pezzo sul Libero in cui dicevo che il suo ultimo film non era adatto ai figli di separati e comunque dicevo che mi era pure piaciuto. Ora, continua Selvaggia, avrei varie cosette da dire, ma mi limito a due, caro Checco. La prima è che trovo deprimente il fatto che nella marea di stroncature feroci ai tuoi film e ad accuse di essere becero, volgare o addirittura filo berlusconiano, tu vada a citare me e tutto sommato una critica delicata in cui si parlava di sentimenti e questioni dolorose come le separazioni e il modo in cui i figli andrebbero protetti. Davvero coraggioso prendersela con me, fa notare la Lucarelli, anziché con nomi altisonanti, magari di una certa sinistra, che ti liquidano come un cabarettista miracolato. E poi, la tettona che fa la TV. Quanta mestizia. Vorrei vederti a chiamare un critico o un giornalista uomo quel ciccione o quel vecchio o quel culone che va in TV. E non accade perché ad un uomo poco evoluto la critica da una donna con le tette non va giù. La donna con le tette non scrive, va in TV. Poi la blogger gli regala un consiglio. Allora, io ti dico una cosa, Checco. Hai una figlia piccola. Mi auguro per te e per lei che se mai vorrà fare un mestiere splendido come quello di scrivere, possa essere giudicata sempre e solo per quello che scriverà e non per la sua taglia di reggiseno. E se fossi in te, contribuirei a prepararle un mondo migliore, popolato da uomini migliori, in cui il rispetto per le donne sia proporzionale ai tuoi incassi al cinema e non ai capelli che hai in testa. E ora, con le battute becere, siamo pari.